Ciao belle donne, sono Crystal Dating Coach. Tutti i lunedì farò videos in italiano. Perché non deve mai perdonare un tradimento? Non deve mai perdonare un tradimento. Prima ragione è perché un uomo ti tradisce perché non ti vuole più. Tu non dai qualcosa che lui cerca, ma non vuol dire che tu non sei bella, sexy, interessante, affascinante. Tu non c'entra niente quando un uomo va a tradirti. C'entra solo loro. Loro sono incapace di avere una storia vera, essere fedele. Ma la cosa più peggiore, non sono capace a comunicare. Perché quello che cercano un'altra donna, magari possono trovare in te. Cos'è che vogliono? Se loro non comunicano e preferisci di andare un'altra donna a cercarlo, e dopo per qualche motivo torna da te, perché deve perdonarlo? Lui cosa ha fatto per cercare di far funzionare questo rapporto? Ti ha detto: amore, tesoro, guarda, ultimamente non mi stai dando. Io ho bisogno di questo. Facciamo questo insieme. Non ti ha fatto questo, non ti ha dato questo, non ti ha comunicato nulla. Cosa ha fatto? È andato a cercare un'altra donna e ne ha avuto una storia con lei. Anche se è avuto soltanto durato 2 o 3 giorni, una settimana, ti ha tradito. Ti ha tradito. Non era fedele a te. Perché tu lo sei. Tu lo sei fedele. Anche tu incontri uomini belli e affascinanti. Anche tu sei corteggiata da altri uomini. Ma tu sei in una relazione di amore. Tu ami tuo partner e tu altri uomini. Ha detto di no, non hai tradito lui. Allora, se tu riesci a non tradire tuo uomo, perché tu devi perdonare lui che ti ha tradito? Non c'è nessuna giustificazione, nessuna scusa perché lui ti ha tradito. E non deve credere mai e poi mai che è l'ultima volta. Mai. Uomini che tradiscono non smettono mai di tradire, perché ecco chi sono. Sono uomini che tradiscono. Tu hai sentito? Sì, uomini cambiano. Magari tradiscono, dopo diventi uomini fedeli, bravi, i fidanzati.